Amici telespettatori, eccoci con una nuova parte di Polifemo. Siamo qui presso l'Istituto di Istruzione Scolastica Superiore, l'Archimede di Taranto, per una iniziativa che riguarda la qualità della formazione marittima. Sappiamo questa peculiarità, questa specificità dell'Archimede, l'importanza del nautico, il legame profondo che c'è tra Taranto e il mare. Ed è giusto valorizzare questa realtà scolastica, educativa, ed è giusto dare rilievo ad un'iniziativa appunto finalizzata in questa direzione. Siamo con la professoressa Patrizia Capobianco, che è il dirigente scolastico dell'IIS Archimede. Allora, professoressa, illustriamo questa iniziativa che ha una valenza molto importante perché collegata appunto con il MIUR. Allora, oggi è un momento molto importante per la formazione di Taranto, in particolare per il nostro istituto nautico. Il MIUR ha organizzato un corso di formazione proprio nell'Archimede, proprio in questa scuola in cui noi stiamo puntando fortemente sull'istituto nautico, la città dei due mari, una città del mare dove la marina occupa una delle posizioni più importanti in una strategia nazionale. Io credo che dare rilievo a un istituto con una formazione di questo tipo sia fondamentale. Non dimentichiamo negli ultimi due anni l'impegno che anche l'amministrazione provinciale e comunale insieme alla scuola nell'attuazione dei laboratori dell'occupabilità, che stanno trovando proprio in questi giorni in un incontro al Ministero della Difesa la possibilità di avere una struttura dedicata all'istituto nautico, credo che sia un percorso fondamentale, perché il nautico inserito in una filiera nautica dà sicuramente quel significato fondamentale, importante, che la città deve avere. Noi riteniamo che la formazione, e in questo caso la formazione marittima, che porta una certificazione fondamentale per avere il nostro diploma nautico, sia importante. Qui abbiamo oggi 40 docenti anche di altre scuole, che poi nello specifico vi indicheranno anche gli altri interventi, fondamentali, importanti, e un insieme, cioè il nautico fa parte di una rete, non si va da nessuna parte da soli non si va da nessuna parte, ma la condivisione anche a livello regionale dei nautici e trovare dei momenti di confronto credo che siano in quei percorsi di innovazione fondamentali in una scuola, nella nostra scuola ionica. Abbiamo visto, io la conosco personalmente come docente, come dirigente scolastico, lei oltre alla sostanza bada molto anche alla forma, si intersecano sostanza e forma. E beh, è un bel biglietto da visita vedere queste figure di marinaretti e marinerette che, come dire, danno il benvenuto ai relatori, ai presenti. Un modo per sottolineare ancora di più le nostre origini e le nostre radici legate al mare. Certo, infatti il nostro percorso formativo vuole accrescersi in questi anni, nei prossimi anni, anche di altri indirizzi, cioè stiamo pensando anche, oltre alla conduzione del mezzo, anche alla costruzione. Quindi vedere, ora abbiamo le nostre ragazze che rappresentano, no, un simbolo del nostro mare, penso che sia sicuramente un colpo d'occhio. Il professor Giovanni Trovato, docente dell'Archimede, ci parli un po' di questo sviluppo del nautico. Sì, diciamo che il termine nautico è un termine
obsoleto, nel senso improprio, che quasi improprio, ma serve per capire al pubblico, dare proprio l'idea immediata. Esattamente, perché si chiama trasporto e logistico, con diverse articolazioni, diversi indirizzi: conduzione del mezzo navale, conduzione degli impianti di bordo, logistica, il terzo, e il quarto, costruzione delle navi. Quindi sono quattro articolazioni che noi nei prossimi anni attiveremo. Quindi niente, a Taranto ormai sono 7 anni che c'è questo indirizzo, dalla famosa riforma Gelmini, è un indirizzo tecnico e consente ai ragazzi diplomati di poter, diciamo, navigare, perché è il corso per capitani di lungo corso, questo è la dicitura un po' desueta, però è ancora valida. Siamo ora con la dottoressa Rosalba Bonanni, funzionaria del MIUR. L'argomento di cui che lei sta trattando è il sistema di gestione qualità per la formazione marittima, requisiti, soggetti, strutture, vincoli, opportunità. Sì, la formazione marittima è una opportunità, una grande opportunità per il sistema paese, e lo è perché va a formare appunto delle professionalità qualificate che avranno un impatto nel mondo del lavoro e relativamente appunto a figure professionali molto significativo da un punto di vista dell'economia e dell'occupabilità. Abbiamo il cluster marittimo, l'economia del mare ha un'incidenza del 2,7% sul PIL dell'economia del paese. Questo significa che è necessario investire e migliorare questo trend. In Italia abbiamo un sistema di formazione marittima molto articolato e diciamo così diversificato, che ha, diciamo, la caratteristica di essere organizzato con schemi e, diciamo, contenuti e riconoscimenti secondo gli standard della qualità. Questo è un elemento, diciamo così, appunto qualificante per quanto riguarda proprio le potenzialità che vengono offerte agli studenti. Il professor Giuseppe Anginoni, docente a Napoli presso l'Istituto Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Professore, l'importanza del rispetto, motivo per cui lei è anche qui, delle normative internazionali in ambito appunto nautico. Sì, questo percorso, la formazione nautica è gestita a livello internazionale da una convenzione che è la STCV. Gli stati appartenenti alla comunità europea sono obbligati al rispetto di questa convenzione, che poi è stata ratificata anche in Italia. Quindi il percorso scolastico dei nostri ragazzi non è legato solo a quelle che sono le direttive del Ministero dell'Istruzione, ma è legato anche a delle competenze collegate al MIT, al Ministero dei Trasporti, grazie a una sinergia che è nata tra i due ministeri e grazie soprattutto al supporto dell'ufficio quarto della dottoressa Bonanni. A livello centrale è stata organizzata una squadra di cui ne faccio parte e cerchiamo di allinearci a quelle che sono le norme internazionali. Diciamo che a livello internazionale i marittimi italiani hanno un'ottima nomea, sono secondo me tra i più preparati, stiamo trovando delle resistenze soprattutto da parte di coloro i quali non conoscono bene la norma. Professore, è bello vedere due realtà baciate dal mare, quali sono appunto Taranto e Napoli, e c'è questa realtà nautica come volano, come prospettiva di sviluppo anche e soprattutto occupazionale per i giovani. Sì, il percorso nautico ha sempre generato sbocchi professionali. Noi formiamo i futuri comandanti e i futuri direttori di macchine, la richiesta del mercato è alta, mancano tanti ufficiali in Italia, la sinergia che diceva lei tra i vari istituti, è vero, noi in realtà abbiamo fatto squadra, siamo tutti insieme, c'è collaborazione fra i vari istituti. Io già sono stato qua anche a Taranto, sono stato 3 anni fa per fare un audit. A livello centrale questa sinergia è nata.
Lei diceva tra Duca degli Abruzzi e Taranto, in realtà io sto qua più come MIUR che come Duca degli Abruzzi. No, io parlavo in generale di queste due realtà legate al mare, no? Sì, le scuole sono tutte collegate con il mare e sono degli incontri. Questi, adesso qua oggi sta Taranto, sta Tricase, sta Policoro, sono scuole vicine al mare. Alcune di loro sono giovani, Tricase, Policoro, forse sono nati da pochi anni, non ricordo quando, e hanno bisogno l'apporto di chi ha una storia alle spalle. Un rapporto sinergico, sì. Scambi proprio culturali, oserei dire, e didattici. Sì, anche perché alcune scuole hanno una storia, la mia scuola di Napoli è dell'Ottocento, abbiamo quasi 1300 iscritti e a me fa piacere rappresentare la mia scuola e dare una mano, contribuire a scambiare informazioni, idee, protocolli d'intesa. Sta nascendo molto spesso anche collaborazione, perché molte di queste scuole sono state nella mia scuola, hanno usato i nostri simulatori, noi siamo andati nelle loro scuole, quindi fa piacere, siamo diventati un bel gruppo a livello nazionale. E ora passiamo al professor Erasmo Coccoluto, che è appunto docente dell'Istituto Caboto di Gaeta, provincia di Latina. La struttura del sistema qualità, processi, ruoli, responsabilità, partecipazione. Sì, noi faremo questa passeggiata, diciamo, anzitutto nel capire le ragioni che muovono un sistema di qualità nel sistema di istruzione, cioè non è soltanto un discorso normativo rispondere a delle norme internazionali, ma c'è una responsabilità nei confronti di quello che questi ragazzi saranno domani, rispetto a quello che è il tema della sicurezza delle persone, rispetto al tema della sicurezza dell'ambiente. Allora di qui andremo a vedere insieme quelli che sono i processi che vengono attivati all'interno di un'istituzione scolastica, come questi vengono, come incidono e come vengono permeati dal tema del sistema qualità, e poi andremo a vedere come la scuola deve interagire, deve analizzare e interagire con il territorio per adeguare la propria offerta formativa a quella che è la realtà nella quale si trova, andando a verificare tutte le richieste che il territorio in realtà presenta alla scuola quando bussa alla sua porta, e cercando di tradurre questo in termini di proposta formativa. Questo sarà un po' il percorso che faremo insieme.